Sì, è stata. Io mi aspettavo qualcosa da questa partita perché era una cartina di tornasole vera, nel senso che giocavamo in uno stadio importante contro una squadra di grandissima qualità e noi venivamo da una vittoria bella e quindi volevo che la squadra avesse un atteggiamento giusto, psicologico e poi anche tecnico, tattico, però psicologico soprattutto. E devo dire che il primo tempo era quello giusto, poi siamo partiti bene al di là del rigore, però riuscivamo a palleggiare e soprattutto riuscivamo anche a soffrire nella maniera giusta, perché poi negli ultimi quarto d'ora, 20 minuti del primo tempo il Catania spingeva con tanti giocatori dentro l'area di rigore, però eravamo reattivi in quelle situazioni, insomma. E poi il secondo tempo è successo quello che un allenatore non vorrebbe mai vedere, insomma, voglio dire, nel senso che le squadre tra il primo e il secondo tempo tutte vanno negli spogliatoi e poi tutte ritornano in campo. E noi siamo ritornati fisicamente in campo, perché si era visto già da subito, insomma, voglio dire, anche il gol di Schiavi che è venuto prestissimo, già prima c'erano stati dei segnali premonitori di un atteggiamento non in linea con quello che è l'avversario, con quella che è l'importanza della partita. E niente, quindi abbiamo vissuto una quindicina di minuti come in un Luna Park, insomma. Eravamo, adesso non voglio usare una parola forte, inermi, però sicuramente non virili come avevo chiesto, insomma. Anzi, eravamo piuttosto femminili negli atteggiamenti, e il Catania, che è una squadra che invece ha le qualità tecniche, ha sfruttato benissimo quel quarto d'ora. E poi c'è anche da dire che sul 2-1, molto probabilmente in 11 contro 11, la china non era quella giusta, bisogna essere onesti, però magari in parità numerica trovi la forza di sopportare quel momento e fare un finale di partita diversa. Invece in inferiorità numerica, per un fallo non veniale, più che veniale, e lì è praticamente finita la partita, perché poi abbiamo espulsione, subito il 3-1 e obiettivamente era impossibile o complicatissimo recuperare una partita. Quindi questa è la mia analisi, insomma. Mister, volevo chiedere, Sconfitta meritata comunque, voglio dire, ma perché noi avevamo le difficoltà a sinistra, nella nostra destra, insomma, voglio dire, con Del Prete che spingeva tantissimo e Barilla non ce la faceva, e quindi ci serviva un giocatore, non proprio un attaccante, che riuscisse a difendere meglio in quella zona di campo e ripartire. Mi è sembrato un primo tempo di abate strepitoso, insomma, perché sennò sarei rincoglionito, insomma. Quindi, anzi, devo essere sincero, insomma, ha giocato un primo tempo sottotono, voglio dire, forse uno dei pochi del primo tempo, e quindi mi sembrava anche una sostituzione legittima. Poi spesso nel calcio, però sicuramente la colpa non è di Basso, anzi si è trovato a vivere un contesto di partita che lo ha penalizzato, insomma. Si spiegano con gli 8 punti che ha preso fuori casa questa squadra. Credo che i numeri contano relativamente, però arrivati a 7 giornate della fine hanno un valore fondamentale. Se questa squadra ha preso 8 punti, la peggior difesa fuori casa di tutto il torneo, un motivo c'è, anzi, no, uno solo, ce ne sono diversi. E per questo volevo, perché sembrava prima della partita che questa fosse una partita decisiva solo per il Catania. E io ribattevo proprio sul fatto invece che era decisiva anche per noi, perché dai risultati di oggi, se avessimo vinto, ci saremmo tirati fuori definitivamente o quasi. Per questo la mia idea era quella, e volevo una prestazione e un risultato diverso. Però ecco, la squadra aveva detto di cancellare subito non la partita, ma i secondi 45 minuti, di rimuoverli, e poi ovviamente parleremo di quello che è successo, ma tanti giocatori dicono sempre le stesse cose, quindi non è che mi aspetto grandi sorprese da quelle che mi diranno, insomma, anche perché ormai
ho visto benissimo come siamo rientrati e l'atteggiamento, l'ho detto ai ragazzi, se noi giochiamo su certi ritmi e con una certa attenzione siamo un'ottima squadra, perché ha fatto veramente bene sia con me che precedentemente. Se abbassiamo quei ritmi mentali e fisici siamo una squadra mediocre, non normale, mediocre. No, io ho detto, mi hanno fatto una domanda in riferimento alla sostituzione, e la sostituzione era del Trapani, non del Catania. Quindi ho risposto per quello, ma mi sembra di aver fatto una premessa, la vittoria è meritata. E quando dico meritata, evidentemente meritata significa che sono i meriti dell'altra squadra. I meriti sono enormi, noi gli abbiamo offerto la possibilità vera, perché se vedete i due gol iniziali sono non due regali, ma qualcosa di più, è una squadra che già di per sé non ha bisogno di quei tipi. E poi dopo sul 2-1, uno in più con l'entusiasmo, diventa tutto più facile giocare, quello è normale, ma questo non toglie, poi alla fine si è costruita una vittoria e meritata. Quindi, ma di Catania io lo sapevo, non erano le ultime due vittorie che mi preoccupavano, mi facevano preoccupare, è Catania in sé per sé che è una squadra che bisognerebbe spiegarsi, andare da uno psicologo e capire come mai è in quella posizione, non perché c'è il Trapani, tanto per essere chiari, perché sennò sembra che ci sono anche i valori, no? Io ne ho allenati una decina di giocatori più o meno del Catania, quindi conosco il valore di questi giocatori. No, Catania è salva. Trapani c'ha buone possibilità per salvarsi, il Catania è salva sicuro, ma anche prima della partita ero sicuro che salvasse. Quindi adesso non voglio, qualcuno se toccherà tutto quello che c'è da toccare, però insomma voglio dire, il calcio alla fine i valori contano, e voglio dire, quindi in queste 7 partite verranno fuori ancora di più, perché sono squadre che sono andate oltre le proprie possibilità e squadre come Catania che sono andate al di sotto delle proprie possibilità. Quindi io credo che abbia tutto, insomma, gli mancavano 3 vittorie di fila, insomma, che non è facile in questo campionato per squadre della zona bassa della classifica. No, Rosina è un amico, era una persona. No, gli dicevo, vedi, lui ha fatto un fallo che l'arbitro si è dimenticato perché è passato l'azione, d'ammonizione identico a quello di Ciaramità, identico, e lui mi diceva no, ma non era identico, ha detto simile, io ho detto, quindi voglio dire, eravamo lì, insomma, poteva ammonire, cioè non doveva ammonire Ciaramità, o come non doveva ammonire te, però se usi lo stesso metodo, il discorso è stato molto più breve, perché sia con lui, con Calaiò, Coppola, Belmonte, sono ragazzi che conservo anche extra calcio un rapporto diverso da quello che ho avuto con altri giocatori. Ma Catania, adesso io parlare del Catania non è mio diritto, insomma, voglio dire, quindi mi sembra anche scorretto. Quindi io so non su chi dovrà fare la corsa al Trapani. Il Trapani a questo punto viene da dire deve tirare fuori il massimo dalle partite casalinghe. Però se vi do a essere testardo, ne mancano 3 fuori casa. Basterebbe vincerne una fuori casa di queste 3 e poi magari, non dico seguitare a vincere in casa, sarebbe troppo bello, però. E quindi se il Trapani fa i risultati che è in grado di poter fare, ha possibilità di salvezza, perché ancora oggi la classifica, poi ho visto i risultati l'altra giornata, avevano vinto quasi tutte. Oggi, tranne il Catania che è un avversario diretto, il Modena e la Ternana, insomma, poi il resto non hanno vinto, stavano vincendo, quindi poi viene da dire c'è andata bene, insomma, poteva andare peggio la giornata.